Il Consiglio europeo ha varato un pacchetto per stimolare la ripresa economica del vecchio continente. Da dove viene il denaro? Come sarà suddiviso? Lo chiediamo al notista economico Dino Sorgonà. Sorgonà, ben ritrovato dunque. Qual è il punto della situazione dopo l'incontro a Bruxelles? Allora, è stato un braccio di ferro, diciamo che c'è stato un equilibrio nella divisione, diciamo, di chi ha vinto e chi ha perso. Perché? Il Recovery Fund sarà di 750 miliardi, però ci saranno meno sussidi di quanto erano stati previsti. I sussidi sono 390, di cui più di 81 miliardi andranno all'Italia, oltre a 127 miliardi sempre di prestiti a bassissimo tasso di interesse, quasi nullo. E nei prossimi 2 anni dovrà essere speso il 70% di questa somma. Non c'è il potere di veto dei singoli paesi che aveva chiesto l'Olanda, ma per il via libera all'utilizzo delle risorse non servirà l'unanimità, ma l'approvazione dei piani nazionali a maggioranza qualificata. Che cosa, no, questo è quanto ha ottenuto il nostro Paese. A spese di chi? A spese di un taglio nel bilancio comunitario, perché i signori frugali hanno ottenuto innanzitutto un taglio alla rata dei finanziamenti e poi ci saranno meno sovvenzioni e più prestiti agevolati e sono tagliate le risorse a sanità e liquidità alle imprese. Questo è, diciamo, il risultato, che si regge però su un fatto nuovo, su una mega emissione di debito comune, quindi un equilibrio tra eurosolidarietà e responsabilità nazionale. E come ne esce l'Europa dopo questo vertice? Ecco, la paura, come ho spiegato, dei frugali non è soltanto dettata da un interesse di vedere, diciamo, tagliati i loro interessi economici, ma dalla paura che questa Europa, con questa, diciamo, mega emissione di debito comune, quindi di solidarietà europea, vada verso l'approda di un'Europa federale, cosa che i paesi del nord non vogliono. Tutto questo però è stato dovuto, questo accordo, grazie alla forte appoggio della Merkel e di Macron. Grazie, grazie Sorgonà per il suo contributo.